E oggi facciamo un viaggio in Italia per vedere com'è la situazione. Il tema lo conoscete già perché ne abbiamo parlato appunto in altre occasioni. Ci occupiamo dei minori non sempre trattati bene, che magari possono trovarsi in quel meccanismo che è veramente a volte impressionante, è inquietante, quel meccanismo che porta questi minori a staccarsi, ad essere strappati dalle proprie famiglie senza una reale giustificazione, se non attraverso meccanismi a volte diagnostici, attraverso strumenti che vengono messi in atto e che hanno un po' più l'idea, più che tutelare il minore, di portare magari o mettere a profitto meccanismi. E questa è una cosa che non ci può che non sconvolgere. Noi sappiamo la storia di Bibbiano, sappiamo la storia di Veleno, ma quante altre storie possiamo immaginare possono essere presenti in Italia? Abbiamo qui anche nelle nostre Marche, abbiamo visto ultimamente una denuncia dell'avvocato Miraglia, una denuncia forte, di addirittura maltrattamenti che sarebbero stati posti in essere da forze dell'ordine nei confronti della famiglia pur di strappare questo minore dalla loro custodia. Noi, dicevo, facciamo questo viaggio con l'aiuto di tre persone che questa sera chiameremo perché appunto ci illustrino la situazione nel loro territorio, nella loro regione. Ad esempio noi abbiamo in linea telefonica, e la ringrazio e la saluto, Maria Gaunuta, che è incaricata appunto del CCDU di Firenze e Toscana. Vediamo se è in linea telefonica. Buonasera. Sì, buonasera direttore. Allora, Maria Gaunuta. Ecco, sì. Gaunuta. È un cognome. No, benissimo. Allora, ho fatto questa breve presentazione. Voi naturalmente questo argomento lo trattate quasi quotidianamente tramite la vostra associazione, tramite il vostro comitato. Ecco, che cosa possiamo intanto dire per affrontare questo argomento? Quali sono in modo particolare i temi che voi affrontate? Ogni tanto prendete anche delle iniziative con le quali cercate di portare questi argomenti all'attenzione della gente, attraverso magari incontri, attraverso riunioni, attraverso anche dei collegamenti internet, attraverso le varie piattaforme. Ecco, come vi muovete, Gaunuta? Sì, vedo che lei è molto ben informato e ne sono felicissima, grazie anche per la bellissima introduzione e anche per la sensibilità che lei dimostra tutte le volte per queste persone che veramente soffrono. Io sono la responsabile del CCDU nell'area della città di Firenze e della Toscana. E, come abbiamo visto nella promo che abbiamo mandato questa sera, noi parliamo del valore del volontariato. E in Italia davvero tanta gente è impegnata in attività di volontariato e sappiamo tutti che sono diventate una risorsa inestimabile per tutto il tessuto sociale. Il volontariato che facciamo noi è altamente specializzato e si occupa di questo settore in profonda sofferenza, perché la violazione dei diritti umani spesso viene perpetrata proprio dalle persone che ci dovrebbero aiutare. I genitori e le persone in generale si rivolgono alle istituzioni perché si trovano in situazioni di estrema fragilità e difficoltà, e noi come volontari cerchiamo di dare alle persone gli strumenti per lottare per i propri diritti. Il CCDU è un'organizzazione di volontariato che non è a scopo di lucro, è finalizzata alla difesa dei diritti umani nel campo della salute mentale. Il CCDU è stato fondato in Italia nel 79 ed è diventata anche una ONLUS nel 2004. Appena un anno prima
della fondazione del nostro comitato. La legge Basaglia aveva avviato il processo di chiusura dei manicomi e questa è stata una vittoria per la dignità dell'essere umano. È nata in quel momento la necessità da parte dello Stato di farsi carico di questi cittadini che erano ai margini della società e di cui doveva prendersene cura. Per fare ciò però è stato chiesto un'altra volta l'aiuto degli psichiatri che attraverso legge ad hoc si sono infiltrati e hanno permeato tutta la struttura sociale del paese. Ora su tutto il territorio nazionale, come lei ha accennato prima, è presente e attiva una filiera psichiatrica, come lei ha già detto è stata definita dalla professoressa Vincenza Palmieri nel convegno Bambini Bersaglio, Bambini allo Sbaraglio a Pordenone nel gennaio del 2017. Questa filiera è alla base delle sottrazioni dei bambini che sono tanto questionabili e che la gente comune conosce meglio con il nome improprio di sistema bibbiano, ma è veramente ingenuo e mi sembra anche riduttivo pensare che sia solo un problema di Bibbiano oppure di pochi sfortunati comuni italiani. È diventato un modus operandi comune e diffuso. Ora La filiera psichiatrica va sviscerata un po' meglio, è sostenuta e giustificata da due capisaldi. Il primo è costituito dall'ideologia psichiatrica contraddistinta da un approccio psicopatologico e dall'abuso diagnostico. I guru del sistema bibbiano hanno fatto cattiva scuola ai professionisti del settore e purtroppo ci troviamo adesso con veri e propri crimini ai danni dei bambini. L'altro fattore è quello politico ed economico, perché come ben sappiamo gran parte della tutela minorile è adesso privatizzata, non se ne occupa più lo Stato direttamente e molti dei servizi territoriali in seguito alla legge 328 del 2000 è diventata anch'essa. Sono diventati tutti privatizzati. Che cosa vogliamo dire se tutto in mano ai privati? Come facciamo ad essere sicuri che vada tutto bene? Certo. Ecco, lei ha descritto molto bene un po' gli obiettivi sì. Delle CCDU, obiettivi comuni ad altri appunto comitati che operano in diverse parti della nostra penisola. Per fortuna che ci sono questi comitati che almeno riescono a monitorare il territorio. Ecco, qual è la situazione nel vostro territorio? Lei si occupa della zona di Firenze e della Toscana. Sì. Ecco, quindi... Sì. In Toscana è salita alla ribalta, all'onore delle cronache. Per essere sincera, in Toscana ci sono molte realtà eccellenti, ci sono dei ottimi professionisti e operatori. Lungi da me generalizzare e stigmatizzare intere categorie di professionisti, non vorrò mai fare una cosa del genere. Tuttavia, riteniamo che questa problematica sia presente anche qui in Toscana. Ricordiamo che in Toscana abbiamo avuto il Forteto. Nella relazione conclusiva della commissione d'inchiesta sull'affidamento dei minori nella regione toscana si afferma riguardo al Forteto che le maggiori problematicità si sono riscontrate nell'individuazione netta dei ruoli e delle competenze. In questa relazione si dice anche: se infatti sulla carta, leggi, codici e regolamenti, la definizione dei compiti sembra palese, nella pratica le relazioni tra questi soggetti appaiono un groviglio inestricabile. In Toscana il nostro comitato segue decine di famiglie e me ne occupo io personalmente. A queste famiglie sono stati allontanati i figli. Quando abbiamo appreso dalle cronache recenti degli arresti di Massa Carrara, che alcuni hanno definito un'altra Bibbiano, per noi non è stata una sorpresa, perché alcune delle persone che sono state seguite da quelle che poi sono finite agli arresti domiciliari erano seguiti da noi. I numeri, purtroppo, direttore, non sono facili da trovare. In Toscana addirittura risalgono al 2012. Secondo l'Istituto degli Innocenti di Firenze ci sono 1724 bambini fuori famiglia. Questi sono, ripeto, dati del 2012. La Toscana è al settimo posto in Italia con 3
bambini per 1000 allontanati rispetto alla media nazionale del 2,8. Noi in questi anni abbiamo riportato a casa molti bambini e ottenuto anche delle sentenze favorevoli che stanno creando una giurisprudenza positiva, abbiamo creato dei buoni precedenti. Certo, non avremmo potuto farlo senza dei bravi professionisti con cui condividiamo questa battaglia. E ci teniamo ad informare le famiglie in ascolto che senza un buon perito e con il giusto approccio pedagogico familiare e non psichiatrico, come purtroppo viene instradata la famiglia, è guidato dalla Convenzione internazionale sui diritti del bambino, perché alcuni non lo sanno, ma abbiamo dei diritti. La famiglia e l'avvocato hanno bisogno degli strumenti indispensabili atti a garantire verità e giustizia. E in alcuni casi abbiamo persino dovuto ricorrere alla denuncia pubblica per salvare questi bambini. E sul nostro sito abbiamo creato una pagina con una guida pratica come difendere i propri bambini dagli allontanamenti dovuti a errori o valutazioni errate di certi psicologi, psichiatri, assistenti sociali della giustizia minorile. E ci sono delle informazioni utili e tutte le leggi e i documenti più importanti per capire come difendersi. Abbiamo anche una pagina per segnalare gli abusi o le minacce di allontanamento. In realtà tanti genitori ci chiamano perché si sentono in pericolo, loro dicono ti portiamo via il figlio, e allora loro ci contattano. La nostra missione è quella di denunciare gli abusi e vogliamo riportare il mondo della salute mentale al di sotto della legge. Lo facciamo questo fornendo alle famiglie supporto morale e anche informazioni su come difendersi e ottenere giustizia per i loro figli, e promuoviamo anche campagne di riforma. Facciamo, come lei ha accennato prima, facciamo convegni, facciamo distribuzione diretta di materiale informativo, facciamo comunicati stampa per far sapere a tutti quello che sta succedendo, tramite il nostro sito e in altri modi rendiamo disponibili informazioni, notizie, DVD, filmati per informare i cittadini, gli operatori e le famiglie come possono fare per difendersi dagli abusi nel campo della salute mentale. Questo è quello che facciamo. Certo. No, comprendiamo anche le difficoltà del vostro lavoro, perché in realtà voi vi ponete un obiettivo, quello appunto di scardinare un sistema che in alcuni tratti presenta delle anomalie e delle violenze che magari sono già di per sé difficili da individuare, ma poi una volta individuati è difficile di riportare alla normalità o di ristabilire un minimo di giustizia, quindi capiamo quanto per voi sia difficile questo vostro lavoro, ma lo fate sempre da volontari. Sembra un campo minato, e noi in realtà a volte sembriamo Davide contro Golia, ma la verità è che stiamo vincendo, perché noi, informando le persone, le rendiamo più autonome, più i genitori hanno diritto di sapere che sono esseri umani, si possono benissimo difendere e si devono difendere. E la motivazione è che le devo dire, la verità è che potremmo incappare tutti, chi più chi meno. Io sono una mamma, ho due figli che sono da poco maggiorenni, quindi l'ho scampata, però in realtà lo vedo tutti i giorni, non solo nel mio lavoro, ma anche uscendo di casa, e tutti potremmo incappare, chi più chi meno, nella filiera psichiatrica. È una rete sottile e invisibile ai più. Piano piano ci vuole spingere a pensare che lo fanno per il nostro bene. Pensi un po' l'assurdo. Ci aiutano ad educare i nostri figli con diagnosi fantasiose, spesso per qualche difficoltà nello studio, cioè li fanno stare tranquilli se sono iperattivi con qualche pillolina magica.
con i ringraziamenti dell'industria farmaceutica, se vogliamo dirla tutta, ce li portano in comunità terapeutiche, e se poi non siamo dei genitori idonei secondo i loro criteri, ce li danno in adozione i nostri figli o li danno in affido ad altri genitori che piacciono di più a loro. La lista del bene che ci vogliono, tra virgolette, potrebbe continuare a lungo. Come ci difendiamo da questa distruzione fatta nel nome dell'aiuto? Quindi ancora più subdola, chi ci può aiutare davvero ad affrontare questo nemico impietoso che ragiona in termini di business sulla pelle dei nostri bambini, come lei ha detto anche prima? Come possiamo aiutare i genitori a munirsi della conoscenza necessaria per affrontare un nemico tanto forte e riportare a casa i loro figli? C'è una tendenza preoccupante nelle nostre scuole a certificare sempre più bambini con disturbi, somministrazione di psicofarmaci a un gran numero di loro per sedare la loro vivacità. Le ripetizioni aumentano a dismisura e gli scolari annaspano, fanno difficoltà in un'istruzione difficile e faticosa che non guarda al ritmo di apprendimento diverso per ogni bambino, non rispetta la gradualità, ma mette soltanto l'attenzione su tempo di esecuzione e velocità di consegna. E se un alunno non ce la fa in quel tempo, arriva la certificazione. I genitori sono sempre più preoccupati, si sentono disarmati e in colpa per non saper gestire la situazione. Pensano di aver fatto la scelta scolastica sbagliata, di aver forse trascurato i propri figli, di avere un figlio malato o disturbato, di aver fallito addirittura come genitori. Le mamme chiedono aiuto quando subiscono pressioni da parte degli insegnanti, e succede questo proprio, affinché i figli vengano indirizzati in un centro di neuropsichiatria infantile per essere sottoposti a test e subire in seguito una certificazione che li accompagnerà nel loro futuro. E lei mi chiede perché lo faccio. E cosa le devo rispondere? Non posso che rispondere da mamma e da professionista, perché ce n'è bisogno. Il mondo va a rotoli, qualcuno lo deve fare, quindi perché non io, perché aspettare che lo faccia qualcun altro? E con me lo fanno anche le mie colleghe, carissime amiche, Rosana Crepaldi e Fabiola Pasin, che condividono con me queste battaglie anche con tanti altri professionisti di cui lei ha già ampiamente sentito parlare, e io la ringrazio moltissimo. No, io ringrazio lei perché ci ha dato un quadro molto anche toccante e molto realistico. Io spero che la gente abbia seguito attentamente questa sua esposizione, questa sua introduzione anche all'argomento, perché poi adesso ci trasferiremo anche in altre regioni d'Italia per parlare sempre di questa questione e vedere anche in queste altre regioni come si stanno affrontando questi argomenti molto delicati. Io la saluto veramente. Grazie. Maria Gainuda, la ringrazio tanto. Adesso abbiamo in linea telefonica Rosanna Crepaldi, tanto la saluto, buonasera e buon lavoro. Grazie mille, ci vediamo. E abbiamo, dicevo, in linea telefonica, e la ringraziamo di questo, Rosanna Crepaldi, che poi è stata nominata poc'anzi proprio dalla sua collega, caricata CCDU appunto di Como e Lombardia. Buonasera, sì. Crepaldi. Buonasera a lei. Buonasera. E anche a tutti quelli che ci ascoltano, ed è un piacere essere qui. Il piacere è anche tutto nostro, veramente, perché ci aiutate ad affrontare questo argomento in maniera professionale, in maniera diretta, perché voi vivete questi argomenti direttamente nel vostro territorio. So magari quanto vi fanno stare male affrontare questi argomenti, perché c'è da rodersi il fegato, c'è da arrabbiarsi, c'è da veramente condurre delle battaglie senza mollare, perché è la cosa anche più difficile, perché si va a sbattere a volte contro un sistema che veramente è impenetrabile. Anzi, sino a pochi anni fa possiamo dire, Crepaldi, che toccare i bambini era quasi impossibile, no? Guai chi, diciamo, usava
affrontare questi argomenti. Oggi invece questi argomenti purtroppo nel sistema, in questa filiera psichiatrica, i bambini sono oggetto di quell'attenzione che non sempre, invece, che non sempre, diciamo così, è a loro vantaggio, a loro favore, quell'attenzione che serve a tutelarli. A volte li fanno avviare in un sistema, in un meccanismo che è veramente impressionante per loro e per le famiglie. Crepaldi, nella vostra zona di Como e Lombardia, che cosa, come vi muovete voi? Io concordo assolutamente con quello che ha detto, e lavoriamo appunto, meno male che ci siamo proprio per questo. Allora, io sono, come diceva lei, la responsabile del gruppo dei volontari del CCDU della città di Como, e anche recentemente sono stata nominata responsabile per tutta la Lombardia, per cui ci sarà da lavorare moltissimo. Quindi nella città di Como ci sono, solo nella città di Como, 9 case famiglia, ok, che si dividono in altre sottostrutture che sono le RSA, le case accoglienza per madri sole, eccetera, no? Però sono sotto la stessa ragione sociale, ok, su un territorio di 37 km quadrati, ok, quindi sono un buon numero. Certo. Bene. Allora, premetto che ci sono, questo è d'obbligo proprio, ci sono dei grandi professionisti nel campo dell'assistenza sociale, ok? Ma è altrettanto vero che una parte invece vede solo mero guadagno, questo lo dobbiamo dire. Anche da noi è presente la filiera psichiatrica ed opera sempre nello stesso modo, ok? Quindi strappa i bambini alle loro famiglie. Secondo valutazioni e criteri affrettati e caratterizzati dall'abuso diagnostico, come diceva prima Maria, continuando poi a prescrivere ogni sorta di psicofarmaco a tutti coloro che, a detta di loro stessi, sono agitati o protestano contro queste violazioni, ok? A prescindere da bambini o adulti, quindi dobbiamo mettere dentro tutti quanti. La dottoressa Palmieri, come consulente tecnico forense, ha già espresso esaustivamente come avviene il tutto, ne parla nei suoi libri, ne parla già da tanti anni, però visto che ancora il fenomeno chiaramente non si ferma, noi dobbiamo continuare a parlarne e dobbiamo agire in questo senso. In realtà non dovremmo essere solo noi, come popolazione o come volontario, a far conoscere ciò che sistematicamente avviene. Si dovrebbero muovere le istituzioni, in questo caso la giustizia e le procure della Repubblica, come hanno fatto a Bibiana e a Masso Carrara, ok? Perché qui vengono proprio calpestati i diritti umani. Ci sono casi che riportano, non è moltissimo che abito a Como, ma ci sono casi registrati nei giornali vecchi di appunto di Como, dove ci sono episodi che chiaramente sono come li conosciamo, insomma, ecco, quello che vengono proprio sottratti questi figli alla famiglia, insomma, cioè, ci sono gli istituti di pedagogia familiare che ci sono apposta per permettere a queste famiglie di poter stare insieme, insomma, penso che sia una cosa molto 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 importante e che quindi questi allontanamenti, insomma, devono veramente finire, insomma, dobbiamo proprio farli conoscere a tutti. Sì, possiamo dire che magari quelle che poi voi individuate non è che altro che una punta dell'iceberg, perché poi di sommerso quanto, no, ce n'è che non si conosce e che rimane appunto inascoltato, ma non per colpa vostra, ma perché è difficile magari individuare tutti i casi. L'aiuto a volte delle famiglie è indispensabile per fare questo, quando le famiglie che si rivolgono a voi direttamente? Eh sì, certo, caspita, le famiglie si rivolgono a noi direttamente, certo, ma poi noi abbiamo, come ha detto Maria, abbiamo un sito dove possono rivolgersi. Appunto, quindi grazie alle famiglie venite a conoscenza di questi fatti. Assolutamente. Voi poi dovete, prima di muovere, accertare anche che quello che vi viene raccontato sia plausibile, attendibile, non so. Assolutamente, sempre, certo. Viene fatta chiaramente un'indagine su queste cose, insomma, chiaramente devono essere fatti reali.
Ecco, lei in questa attività che lei come rappresentante delle CCDU appunto di Como e Lombardia, una regione fra le più, anzi la più popolata, la più popolosa d'Italia, diciamo, è quasi un quarto dell'intera, un quinto comunque dell'intera popolazione italiana, quindi è un impegno è grosso, e quindi non lo so che risultati, siete soddisfatti anche dei risultati ottenuti? Assolutamente sì, perché anche uno solo di questi bambini salvato, certo, è una grande vittoria, quindi siamo sempre contenti, comunque meno male che ci siamo, perché appunto sanno dove rivolgersi, quindi siamo contenti anche del poco, però comunque di casi a buon fine ne abbiamo avuti tanti, appunto grazie a tutti quelli, tutte quelle persone che ci aiutano, insomma, che sono molto importanti, insomma. Ecco, Crepaldi, la stessa domanda che ho fatto alla sua collega Maria, cioè, ma chi ve lo fa fare? Cioè, nel senso, perché lo fate? Perché vi impegnate in un terreno così difficile? Allora, premetto che abbiamo tante tipologie di casi, ok? Abbiamo persone che ci chiamano perché hanno dei figli che sembrano larve a causa di somministrazione di psicofarmaci, persone che hanno chiesto aiuto perché in difficoltà e di rimando vengono portati via i figli. Personalmente ho avuto un'esperienza diretta, ok? Quindi alla morte di mio fratello hanno cercato di fare altrettanto con i miei nipoti, insomma, i miei due nipotini. Fortunatamente ero presente e sono riuscita a prendere in mano la situazione, quindi mi preoccupa ancora ora per loro, li voglio proprio al sicuro. Quindi perché lo faccio? Perché bisogna farlo. Allora, noi siamo tutti volontari, non percepiamo nessun compenso e molti di noi hanno anche un altro lavoro che chiaramente è retribuito, il nostro lavoro normale, però visto che abbiamo un lavoro dedichiamo anche molto tempo al volontariato, okay? Offriamo appunto il nostro aiuto gratuitamente, in verità capita spesso che sponsorizziamo qualche evento personalmente anche di tasca nostra, quindi ci sono mille difficoltà e non sempre va tutto liscio e le tempistiche burocratiche sono lunghe. Ma alla fine, come dicevo prima, con l'aiuto di professionisti validi i bambini tornano a casa. E quello che mi preme personalmente, come me sicuramente tutti gli altri volontari, è mantenere il diritto del bambino a stare nella sua famiglia. Cioè, bisogna proprio aiutiamoli a casa loro, è importantissimo. Certo, questo è lo slogan proprio che vi accompagna nella vostra azione, aiutiamoli a casa, perché appunto è il loro nucleo d'origine e è il nucleo degli affetti che magari possono in alcune occasioni essere messi in difficoltà da problemi oggettivi, economici e psicologici, magari di fragilità anche dei componenti della famiglia, però quando finiscono in quelle case famiglia di alto contenimento e magari dove vengono i bambini trattati con i farmaci, si finisce per percorrere una strada molto più pericolosa e devastante per i minori. Esattamente. Benissimo, Rosanna Crepaldi, veramente la ringrazio molto, tanti auguri per la sua attività, e mi saluti naturalmente Como e la Lombardia. Assolutamente sì, la ringrazio e soprattutto anche per lo spazio che non è scontato, quindi la ringrazio infinitamente. Grazie a lei, grazie a lei. E adesso andiamo a Pordenone nel Triveneto, ci andiamo con Fabiola Pasin che abbiamo in linea telefonica, sempre del CCDU appunto di questa nostra bellissima regione, quella di Pordenone del Triveneto. Buonasera Pasin. Buonasera direttore. Buonasera a lei e rinnovo i saluti agli ascoltatori. Sì, ecco, naturalmente le sue due colleghe che l'hanno preceduta ci hanno raccontato un po' della loro esperienza e della loro attività nel territorio, quindi non possiamo che non chiedere anche a lei, Pasin,
come si muove in questa zona di Pordenone del Triveneto, che cosa avete fatto e come e che risultati ha ottenuto il CCDU? Sì, l'area di pertinenza è un'area molto vasta, con tre regioni diverse, con tipologie diverse, per cui darò qualche dato a riguardo. Sì. No, inizierò dal Friuli, che è chiaramente la regione in cui vivo, anche se mi dispiace molto dirlo, come i miei colleghi, i dati di riferimento non sono aggiornati, per cui per quello che riguarda il Friuli Venezia Giulia io ho dati che risalgono a dicembre del 2018. I quali dati dicevano che in Friuli ci sono 80 comunità con 800 bambini ospitati, per lo più stranieri non accompagnati. Infatti il Friuli, essendo una regione di, a parte statuto speciale, però anche di confine verso l'est Europa, ha delle dinamiche un po' diverse. Infatti sono molti minori non accompagnati che passano il confine dalla Slovenia e poi vengono ospitati su queste strutture, in queste strutture. Per cui al momento della stesura del rapporto del 2018 i bambini tolti alle famiglie erano 300 e venivano tenuti in 52 strutture, mentre il resto, gli stranieri, erano tenuti sulle rimanenti 30. Qualche dato del Veneto, se mi permette. Sì, sì. Quindi lei parla di bambini immigrati che superano la frontiera. Esatto. Sì, esatto. Che magari rimangono soli o senza genitori o hanno anche genitori e poi finiscono in queste case. Oddio, di minori sottratti, cioè di minori stranieri sottratti alle proprie famiglie ce ne sono. Non ho il dato corretto su questa situazione nello specifico. Appunto. Ma e per quello che riguarda l'attraversare il confine sono tutti bambini non accompagnati, per cui appunto sono raccolti, soli. Sì, sono soli, per cui vengono raccolti e messi certo. Ecco, ci dica, mi scusi se l'ho interrotta. No, va benissimo, figuri. Allora, per quello che riguarda il Veneto, i dati aggiornati sono ancora, cioè meno aggiornati, sono del 2017. E questi dati sono stati resi noti da un'interrogazione parlamentare che è stata fatta l'11 marzo 2019, dove le strutture del Veneto risultavano essere 99, mentre i minori in affidamento eterofamiliare, inclusi gli stranieri, erano circa 1.400, di cui 400 affidati a parenti, che dovrebbe essere la soluzione ottimale anche in base alla legge, per cui boh. I minori in strutture risultavano essere circa 660, di cui la metà stranieri, anche qui in Veneto gli stranieri ci sono. Passiamo al Trentino, che meno male è una situazione allettante, nel senso che insomma, ci tira un po' sul morale. La situazione in Trentino risulta essere la migliore, appunto, con 173 minori allontanati, totalmente in controtendenza rispetto a moltissime regioni. E il merito di tutto questo è del lavoro svolto dal CCDU per anni, rappresentato da Paolo Roath. A Trento si è riusciti a far deliberare dalla Giunta un progetto di salvaguardia dei minori e difatti il calo più considerevole di minori allontanati dalla famiglia si registra proprio nel comune di Trento. Lasciamo ora i numeri e guardiamo la situazione concreta delle famiglie. Come volontario che segue i casi di allontanamento e la relativa filiera psichiatrica, la regione più calda risulta essere il Veneto, dove le nostre iniziative come CCDU sono state molte. Sono stati fatti tre convegni, uno a Oderzo, uno a Venezia Città e uno a Portogruaro, e ci sono state varie manifestazioni di fronte al Tribunale dei Minori di Venezia, come pure davanti alla Neuropsichiatria Infantile di Mestre, davanti alla sede della regione a Venezia Città, davanti alla Neuropsichiatria Infantile di Padova oppure in Piazza Bra a Verona. Queste sono state le manifestazioni che sono state fatte. Giusto a Verona, nel dicembre 2018, si è tenuta la prima manifestazione spontanea della gente, ancora prima di Bibbiano, per cui era di buon auspicio, con una fiaccolata in difesa del piccolo Marco, un bambino di 3 anni, da cui poi è scaturita appunto l'interrogazione parlamentare che ne ho parlato prima. La fiaccolata si è svolta davanti all'Arena di Verona
ed ha riunito 200 persone indignate dal fatto che questo bambino di soli 3 anni era stato allontanato dalle persone care e in più nel giorno di Santa Lucia, che a Verona è una ricorrenza molto sentita, soprattutto per i bambini. La motivazione assurda era che Marco doveva abituarsi a stare lontano dai nonni. Il caso del bambino accolto perché seminato in provincia di Padova è stato molto seguito sui giornali e anche all'estero, rappresentando una verità molto dura, ma realistica, degli allontanamenti dei genitori. E sempre in Veneto, questa volta nel veneziano, ho seguito un caso di allontanamento che sembrava un intervento per un trattamento sanitario obbligatorio, con uno schieramento di 20 persone tra forze dell'ordine, paramedici e servizi sociali. C'è stata una porta scardinata e i bambini portati via attraverso la finestra del bagno. Anche qui chiaramente ci siamo mossi e abbiamo fatto una manifestazione dove abbiamo avuto moltissimi consensi da parte dei cittadini che ci hanno visto, i quali venivano a chiedere informazioni ed erano molto sorpresi anche di quello che stava succedendo. Qualche situazione del Friuli, dove la situazione sembrerebbe più tranquilla per i numeri di casi che ho seguito, che ho avuto, che mi sono arrivati. Purtroppo però sto scoprendo che i genitori si stanno organizzando tra di loro con gruppi di WhatsApp o Facebook per sostenersi e consigliarsi, come ad esempio il gruppo di genitori con figli iperattivi, con disturbi alimentari o altro. Spesso l'approccio è psichiatrico e così invece di ricevere aiuto finiscono nelle mani della filiera psichiatrica e negli psicofarmaci. Ne sono venuta a conoscenza grazie a un caso di un minore con un disturbo dell'alimentazione, dove la mamma appunto me ne ha parlato, o attraverso un insegnante che conosce mamme dei bambini iperattivi o presunti tali e così via. Sinceramente sono rimasta molto sorpresa nello scoprire che appunto i disturbi dell'alimentazione vengono trattati con psicofarmaci e in più facendo capire ai minori di essere ammalati, invece di usare una buona e sana comunicazione per aiutarli magari a riacquistare la fiducia in se stessi. Del resto stiamo parlando di adolescenti. Per cui quello che succede è che il minore viene trattato in ospedale o attraverso il farmaco. Le situazioni sono molto diverse, ma quello che non cambia è il percorso che seguono le persone una volta entrati nella filiera psichiatrica. Specialmente come in questo periodo con l'emergenza sanitaria del Covid, è molto facile per le persone, che le persone vengano introdotte in questa strada pericolosa quando stanno cercando dell'aiuto. Ed è importante per questo avere una bussola per districarsi da questo. Ed è possibile, leggendo il libro della professoressa Vincenza Palmieri, La filiera psichiatrica in Italia, da Vasaglia a Bibbiano e fino al tempo del coronavirus. Questo libro può dare molte risposte. Per cui è importante che le famiglie conoscano i pericoli della filiera psichiatrica e la ringrazio molto per l'opportunità che ci ha dato di portare un'informazione corretta su questi temi. Benissimo, no, io ringrazio lei Pastine perché ci ha dato dei numeri e ci ha illustrato dei casi che hanno portato anche l'ascoltatore a toccare con mano anche quello che fate, l'attività che svolgete. Ecco, una mia curiosità, questi casi sono stati appunto dal CCDU seguiti, ma con altrettanto interesse, sono seguiti dai media locali o nazionali? Cioè nel senso, oppure c'è timore nell'affrontare questo argomento? Ma alcuni sono stati seguiti, a livello locale la situazione del piccolo Marco è stata seguita molto e anche la situazione del ragazzino presunto terminato, nel senso questa era la diagnosi che gli avevano dato. Diciamo che molte volte la famiglia giustamente ha paura di esporsi perché c'è sempre questa timore che la situazione possa peggiorare, perché comunque c'è una sorta di vengono intimorite le famiglie. E certo, l'immaginiamo quello che
possono avere anche in termini di dubbi, ma faccio bene, non faccio male, peggioro la situazione, però è anche vero che a un certo momento bisogna lottare per affermare i propri diritti e per combattere contro delle giustizie, ingiustizie che magari no, affiorano in maniera palese, chiara, evidente. Tant'è vero che lei ci ha descritto prima con una serie di numeri, no, che sono allarmanti per quanto riguarda il Friuli, meno per quanto riguarda il Veneto, e lei dice questo è dovuto anche magari in queste regioni, in queste province dove noi abbiamo una vigilanza, un'attività maggiore, quindi quando c'è questa vigilanza e questa attività si riesce in qualche maniera a porre rimedio a forme di ingiustizia, a riportare i bambini nelle proprie famiglie perché magari strappati appunto ingiustamente. Sì, diciamo che la cosa importante è portare l'informazione, perché molte famiglie appunto sono intimorite da quello che sta succedendo, sono scioccate più che intimorite, cioè rimangono un attimino sospese chiedendosi cosa sta succedendo, per cui quello che abbiamo notato e visto è che portando informazione le persone reagiscono. Tramite le manifestazioni o tramite anche i convegni in cui ci sono, quando si poteva in presenza, magari c'erano 100 persone che ascoltavano delle cose che non si dicono perché non sono note tramite i media generalmente, nel senso, certo, vengono rese note da chi comunque se ne occupa e conosce un pochettino le dinamiche di questa cosa. Una cosa che io ho notato tantissimo è che quando succedono situazioni di sottrazione o di minaccia di sottrazione del minore, la famiglia si sente come il caso, io lo chiamo caso patologico, non si rende conto che non è l'unica famiglia a subire queste cose. Chiaramente adesso con tutta l'informazione che è stata fatta tramite appunto CCDU si è reso noto, si è fatto capire che la situazione esiste. Bibiano poi ha veramente scoperchiato una situazione ed è per quello che poi c'è stata anche la presa di consapevolezza da parte dei genitori e si sono resi conto che stavano subendo effettivamente un abuso, ma non erano soli. Per cui l'informazione è la cosa corretta da fare, questo dal mio punto di vista, perché così possiamo effettivamente far capire alle persone che hanno i loro diritti, che i minori hanno dei diritti e possono anche difendersi, perché se una persona conosce può difendersi. Certo, questo è indispensabile, certo. E poi lei ha citato Bibiano, possiamo citare la Bassa Modenese con la vicenda di Veleno, Massa Carrara, di cui prima ci aveva informato anche Maria Canuda e che noi abbiamo seguito anche tramite la stampa, una cosa raccapricciante di quello che abbiamo letto. Esatto. Quello che abbiamo letto. Ecco, l'ultima domanda, quella che ho fatto anche alle sue colleghe, mi piace sapere da lei anche chi ve lo dà tutto questo coraggio, questa forza? A volte vi domandate chi ce lo fa fare o comunque vi prende magari i momenti di scoramento, magari con la voglia di abbandonare? Oddio, devo dire che ogni tanto momenti di scoraggiamento ci sono, soprattutto quando, parlo per me chiaramente, quando vedo che la situazione a volte la situazione è pesante, però io quando mi sono unita al CCDU l'ho fatto perché avevo scoperto che ai bambini venivano dati psicofarmaci perché iperattivi. La cosa mi ha molto scioccato, mi ha lasciato molto io lì ho detto no, non mi sta bene questa cosa, anche perché mi sono ritenuta molto fortunata che quando io ero piccola queste cose non succedevano o perlomeno non erano vicine a me, per cui ho potuto superare tutte le mie tappe di crescita senza troppi problemi, cioè questa è stata una fortuna per me, io mi rendo conto che sono stata fortunata. Poi ho scoperto questo mondo delle sottrazioni, che è un mondo
che effettivamente ti colpisce se ci sei dentro, perché altrimenti, come dicevo prima, non viene trattato, non viene pubblicizzato, ecco, diciamo così. Diciamo che il coraggio vi viene anche dai risultati. Certo, sì, certo. La voglia di andare avanti, questo vi fa onore naturalmente. Voi non potete immaginare quello che state facendo in termini di lotta, perché tocchiamo dei minori, tocchiamo delle persone le più fragili, tocchiamo persone che se si infilano in quel tunnel buio fatto di soprusi, fatto di farmaci, fatto di appunto meccanismi ad alto contenimento, finiscono veramente per non uscirne più. Infatti, guardi, non c'è nulla di più bello nel sapere che il tuo aiuto ha liberato una persona dalla psichiatria, ha riportato a casa un bambino, credo. Mettere gli psicofarmaci a un minore, non c'è nulla di più bello. La soddisfazione è quella, cioè questa soddisfazione ci fa andare avanti e superare tutte le difficoltà che comunque ci sono, non possiamo negarlo. Certo. Benissimo, Fabiola Bassin, io la ringrazio come ringrazio le sue colleghe. Terminiamo qui questa trasmissione molto interessante, veramente interessantissima, perché abbiamo toccato tre grandi regioni della nostra Italia grazie al lavoro delle tre responsabili del CCDU che appunto operano in Toscana, in Lombardia, nel Triveneto, nella provincia appunto di Pordenone e così via. Veramente Passine, ci sentiamo presto la prossima settimana avremo come ospite Vincenza Palmieri, quindi continueremo questo discorso. Io la ringrazio molto per il tempo che mi ha concesso. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie. Ci sentiamo.